porta alla data del 5 settembre 1997 la lettera con la quale Madre Teresa diede la sua benedizione alla nuova casa delle missionarie della Carità, aperta al terrapieno a Bologna come segno permanente del Congresso Eucaristico Nazionale. È il giorno stesso della morte della Beata di Calcutta, che ora viene celebrato come sua festa liturgica. Nella chiesa di San Domenico Savio l'arcivescovo ha presieduto una solenne concelebrazione, presenti tra gli altri il vicario episcopale per la carità, Monsignor Antonio Allori, il parroco, Don Lorenzo Guidotti, e Don Francesco Casillo, assistente spirituale della comunità. Cristo ha istituito un nuovo rapporto tra le persone umane, un rapporto che riconosce in ciascuna di esse una dignità incomparabile. Lo ha ricordato l'arcivescovo nell'omelia. Madre Teresa ci ha insegnato dove e come noi impariamo a guardare ogni uomo come lo guarda Dio medesimo, l'Eucaristia. L'Eucaristia, miei cari, è la possibilità offerta all'uomo di entrare nel cuore trafitto di Cristo, di diventare partecipi della sua stessa capacità di amare ogni uomo, di farci sentire la sete di Cristo come sete che sconvolge tutto il nostro essere. È dall'Eucaristia che Madre Teresa ha imparato la via, il sentiero, che la portava dentro alla miseria più umiliante, perché chi ne soffriva fosse redento dallo sguardo dell'amore. Citando la testimonianza del gesuita padre Albert Huard al processo di beatificazione, il cardinale ha poi sottolineato uno degli aspetti più misteriosi della vita di Madre Teresa, quella della oscura notte, del silenzio e della assenza di Dio. Madre Teresa, come tutti i grandi santi del secolo scorso, Teresina del Bambino Gesù, Padre Pio, Edith Stein, Massimiliano Kolbe, si è seduta a tavola con i peccatori che camminano a tentoni nel buio dell'assenza di Dio. E lo ha fatto, Madre Teresa, introducendo nella realtà devastata di oggi e in questo deserto di senso in cui viviamo, semplicemente la carità di Cristo crocifisso. Dire di sì all'amore. Obbedire all'amore quando e dove regna sovrano il non senso assoluto. Questo ci ha insegnato, miei cari, Madre Teresa. E per questo, in primo luogo, questa sera, ringraziamo il Signore di avercela data.